Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci truccheremo insieme testando alcune novità make-up dell'ultimo periodo. Abbiamo una palettina nuova viso di Vive, una nuova palette occhi di Kylie Cosmetics, quindi ci divertiremo un po' provando alcune novità. Parte di questo video è in collaborazione con Look Fantastic, infatti la maggior parte di questi prodotti li troverete sul loro sito, scontabili col codice GIULIALF. Vi lascio qui sotto in info box tutte le informazioni e ogni singolo link di tutti i prodotti che proviamo. Cominciamo! Ebbene sì, l'avrete notato, ho i miei capelli naturali perché fa troppo caldo anche solo per pensare di asciugarli, quindi ho pensato di fare questo test e provare a non asciugarli, vedere cosa sarebbe uscito. Ho usato un pochino di quel prodotto di Catwalk che vi avevo fatto vedere nell'haul di Amazon e devo dire che sono molto molto carini. Ovviamente con il tempo prenderanno una forma sempre più bella, però per adesso sono molto soddisfatta. Cominciamo con il fondotinta. Andiamo a utilizzare questo qui di Zoeva che è l'Authentic Skin. Non è una novità, in realtà lo uso da un sacco di tempo, ma era da tanto tempo che non lo provavo, non lo utilizzavo e ieri l'ho messo e veramente sembrava che avessi un filtro nella vita reale. È meraviglioso questo fondotinta, quindi ho detto ok, forse è il caso di ricominciare ad utilizzarlo. Io uso la colorazione 040 W, che vedrete sembra chiarissima, ma mano a mano si ossida. È comunque un filo chiara per me, però mano a mano inizia a ossidarsi, anche perché adesso con il sole non dico che mi sto abbronzando perché no, però piano piano sto iniziando a prendere colore. E voglio provare insieme a voi anche questo pennello qui di Vive, che è il numero 117 ed è il pennello del fondotinta. L'ho ordinato su Cult Beauty. Lo testiamo insieme, vediamo un po' com'è, anche perché io adoro vedere i video di Jamie Genevieve, la owner di questo brand che si chiama appunto Vive. E mi piace tantissimo come si trucca e ovviamente volevo provare i suoi pennelli, visto che sono usciti abbastanza di recente, anche se onestamente costano tantissimo. Infatti ho preso il pennello del fondotinta sincera solo perché c'era lo sconto, cioè lo volevo comunque. Niente, avremo l'antifurto in sottofondo per il resto di tutto il video praticamente. Stavo dicendo che volevo acquistare in realtà tutti i pennelli, ma costano tantissimo, quindi alla fine ho preso soltanto quello del fondotinta per ora, così valuto se mi piace oppure no. Adesso sto finendo di stendere il fondotinta con la Beauty Blender perché questo qui di Zoeva, appena applicato, è un po' secco, almeno come texture. In questo momento ho la pelle un pochino secca, quindi preferisco applicarlo con la Beauty Blender. Ok, ce l'hanno fatta a spegnere l'antifurto. Comunque, non vi ho detto prima di mettere il fondotinta, ma in questo momento ho una fantastica irritazione al viso, tanto per cambiare, ma questa volta ho scoperto cosa è successo. La nuova confezione dell'Antelios, l'SPF di La Roche-Posay, il mio amatissimo Antelios, hanno cambiato la formulazione e quella nuova mi fa irritazione. Veramente ieri, quando l'ho scoperto, è stato il giorno peggiore di sempre. No, non è vero, sto scherzando, però adesso devo trovare un altro SPF altrettanto valido. Ne sto testando altri, per adesso quello che mi piace di più fra quelli che sto provando è quello di Miamo Skincare, quello bianco. Se no, da pochissimo, però quindi mi ci vuole ancora un po' di tempo, sto provando quello di The Inkylist. Però è un SPF di 30, non di 50. E è molto opaco rispetto anche solo a quello di Miamo o a quelli classici che uso di solito. Comunque, se ne trovo un altro altrettanto valido, vi aggiorno, insomma. Ora, come correttore, andiamo a utilizzare il Faux Filter Concealer di Huda Beauty, che è questo meraviglioso correttore qui che ho già provato un paio di volte. Questo è nella colorazione Coconut Flakes. Questo correttore, ragazzi, è meraviglioso. Mi sta piacendo tantissimo. Ha una coprenza media, ma mi piace tantissimo perché leviga proprio tanto la zona delle occhiaie e va a minimizzare anche i pori. Non è assolutamente, secondo me, un correttore sottile. Non è né troppo secco, a mio parere, né troppo idratante, però diciamo che secondo me su un contorno occhi secco, boh, per il momento io non ce lo vedo benissimo, però secondo me questo è un gran bel correttore, più da full face, non è il genere che io utilizzerei personalmente tutti i giorni, a meno che non decida di utilizzarlo senza mettere il fondotinta, quindi spargendolo un po' su tutto il viso per coprire soltanto le macchie e le imperfezioni, ecco. Però devo dire che mi sta piacendo proprio tanto. Guardate che bello questo effetto. Super piallato, levigato, veramente bellissimo. Come bronzer liquido andiamo a utilizzare questo qui di Pericone, o Perricone, dipende come volete chiamarlo, MD, che è il No Makeup Bronzer. E questo qui è un bronzer liquido super facile da sfumare e, come dice il nome, fa parte della linea No Makeup, appunto di questo brand qui. Quindi è pensato proprio per chi cerca quell'effetto No Makeup Makeup,
make-up, quindi super sottile sulla pelle, facilissimo da sfumare, non risalta le imperfezioni, è stratificabile, modulabile, è veramente molto molto bello. Secondo me il prodotto perfetto per tutti i giorni da usare d'estate, e anche perché si può utilizzare anche senza mettere il fondotinta sopra, potete metterlo sulla pelle nuda senza mettere sotto niente se non ovviamente la vostra skincare. Come blush vado ad applicare un pochino di questo qui di Natasha Denona, che è il Puff Paint Liquid Blush. La colorazione non me la ricordo mai, dovrebbe essere tipo nude se non sbaglio, non la trovo mai sulla confezione. Comunque è questo meraviglioso blush albicocca, stupendo, ha un finish luminoso, comunque è veramente bellissimo, e anche lui è stratificabile, quindi volendo potete aggiungerne un po' dove volete voi. Ora per settare il viso andiamo a provare questa cipria qui di Jaclyn Cosmetics, che è la Brightening Light Banana Under Eye Powder. L'ho presa ad Amsterdam nel negozio di Morphe e l'ho provata per adesso soltanto una volta. Non mi ha fatto impazzire, se devo essere sincera, però appunto vorrei riprovarla qui insieme a voi anche per vederla bene in video e vederla un po' come se fossi dall'esterno, diciamo. Quindi vado a utilizzarla sul contorno occhi per fissare il correttore, che personalmente io preferisco sempre fissare, perché avendo pelle mista nella zona T tendo a lucidarmi parecchio, preferisco sempre usare un po' di cipria almeno nella zona T. Però vedete, mi ha fatto la stessa cosa che mi ha fatto l'altra volta, cioè i pori erano completamente levigati col correttore di Huda, o comunque erano molto levigati, e adesso mi sembra che quasi che questa cipria vada un po' a risaltarli. E addirittura lei diceva nel suo video di presentazione, insomma non mi ricordo di preciso dove, ma diceva che secondo lei questa cipria sarebbe andata virale su TikTok perché appunto super levigante, questo effetto filtro eccetera. Però non mi fa impazzire, perché mi sembra che mi abbia risaltato tantissimo i pori qui e anche la texture qua sotto, proprio sul contorno occhi, quindi boh, io non sono troppo convinta, ecco, non mi fa impazzire. Peccato, però avevo grandi aspettative. A proposito di grandi aspettative, è uscita la nuova palette viso di Viv, questa qui è la Dimension Face Palette. Sentite il danno che ho fatto. Invece di ordinare quella light, ho per sbaglio ordinato quella dark, che è questa. Sono arrabbiatissima con me stessa, soprattutto perché ho fatto la cavolata di buttare via il pack, quindi la confezione non la posso più cambiare. Era immacolata, adesso vabbè, l'ho sbocciata, ci ho infilato l'unghia per sbaglio eccetera, però potevo cambiarla. Invece no, ho buttato via anche la confezione, quindi proprio al massimo, cioè proprio più di così non potevo sbagliare. E ovviamente i due bronzer sono parecchio scuri, ma vorrei utilizzare blush e illuminante per provarli, visto che le polveri viso di Viv sono meravigliose, almeno quelle che ho provato finora singole, quindi vorrei almeno provarle. Proviamole così, in sostanza, dai. Quindi vado a prendere un po' del blush e vado ad applicarlo sugli zigomi. Adesso, beh, è estremamente pigmentato, oltre che, vabbè, essere un filo scuro, ok, me l'aspettavo ovviamente avendo preso quella sbagliata, però adesso vado ad attenuarlo con un po' di cipria. Al di là dell'essere scuro è molto molto pigmentato. Purtroppo, da un lato per fortuna, il blush è uno di quei prodotti che tende a sparire abbastanza in fretta durante la giornata, quindi anche se abbondate dopo un'oretta già si vede molto meno. Però per attenuarlo vado a prendere un po' di cipria di Jaclyn. Oh wow, ma quanto mi tira su, tantissima. Dicevo, vado a prendere un pochino di cipria di Jaclyn e vado a passarla sopra, così lo aiuto sia a sfumarsi, per il blush intendo, sia ad attenuare un bel po' il colore. Direi molto molto meglio. Comunque mi sembra estremamente pigmentato, leggermente luminoso prima di andare a mettere sulla cipria. Non mi sembra male, anche se sarei molto curiosa di sapere se si tratta delle stesse formulazioni dei suoi prodotti singoli, quindi se è la stessa formula del blush che vende singolarmente, dello stesso bronzer, se questa qui è la formula degli Skin Nova, mi sembra che si chiamano, illuminanti. Comunque andiamo a provarlo e vediamo un po' com'è. È un pochino secco per i miei gusti, però secondo me questo adesso con il setting spray potrebbe fare veramente faville. Devo dire però che forse come texture proprio del prodotto preferisco quelli suoi singoli. Questi non mi sembrano male, voglio assolutamente riprovarli ovviamente, però appunto quelli singoli sono molto più levicanti a mio parere. E ho dimenticato uno step, perché voglio provare insieme a voi questa palette contouring di Scott Burns, che appunto è venduta sul sito di Look Fantastic. All'interno è fatta così, quindi amici e amiche, quelli che mi scrivono sempre mi consigli una terra fredda per fare il contour,
questa è la palette dei vostri sogni, veramente, perché avete tutte le polveri più fredde esistenti al mondo. Potete veramente scolpire tantissimo il viso con questa. L'ho provata per adesso un paio di volte, sono belli pigmentati ma si sfumano in un modo strepitoso, sono super cremosi come consistenza del prodotto, burrosissimi, e ci sono veramente delle colorazioni fredde, qui non potete proprio sbagliare per niente. Sarò sincera, tutti i miei pennelli in questo momento sono da lavare, sarà un massacro lavarli tutti, però vado a usare questo pennello qui di Scott Burns appunto, e provo a usare questo qui che si chiama Carve, così al volo, solo per farvi vedere come sono in video in sostanza, cioè che sono belle pigmentate, sono facilissime da sfumare, e vado ad applicare il colore qui sotto lo zigomo per creare un'ombra abbastanza naturale. Questa qui l'ho provata molto bene circa una settimana fa, qualche giorno fa, e mi è piaciuta molto proprio perché non solo avete, per dire, la vostra polvere fredda per il contour perfetta, ma ne avete anche tante altre che vi servono per andare a scolpire ancora meglio e rendere il tutto ancora più naturale. Per esempio potete utilizzare due polveri insieme per creare un effetto ancora più realistico, che non sia un'ombra monocolore ma che magari abbia delle sfumature, quindi che cominci con una parte più scura qui in alto e scenda diventando sempre più fredda, per esempio. O se siete makeup artist, questa è letteralmente la palette per il contouring perfetta. E vedete che solo applicandolo così, già senza stare a sfumarlo, ha creato un'ombra super realistica sul viso. Adesso ovviamente lo sfumo, però fa un effetto veramente naturalissimo. Cioè, guardate, sembra che abbia perso tipo 3 kg. Stupende. E appunto sono pigmentate, ma facilmente sfumabili. E ovviamente se prendete poco prodotto per volta e usate pennellini di precisione, vi viene un risultato pazzesco. Adesso di nuovo io vi faccio vedere soltanto così al volo l'applicazione, proprio per farvi vedere come si applica e come si sfuma. Anche perché tendenzialmente le palette di Scott Burns su Look Fantastic vanno sold out molto in fretta. Quindi se siete interessati, correte. Ora, solito giro di setting spray All Nighter di Urban Decay, come al solito lo uso sempre. Questo qui di Urban Decay è un setting spray che va a rimuovere l'effetto polveroso della cipria e delle polveri in generale, va a fondere bene gli strati e rende il makeup tipo a prova di proiettile, perché poi non si stampa quando toccate qualcosa, non si trasferisce, serve proprio a far durare tanto di più il makeup. E finalmente è arrivato il momento di passare al trucco occhi. Oggi, amici e amiche, andiamo a utilizzare la nuova palette di Kylie Cosmetics che si chiama... non c'è il nome della palette sulla palette, veramente. Comunque tra le due palette questa è quella con i toni caldi, molto semplice. Io l'ho già utilizzata in un reel in cui la mettevo a confronto con la nuova palette di Morphe, perché le avevo prese tutte e due e volevo fare un look con entrambe, volevo vedere quale valesse la pena di comprare di più. Secondo me è quella di Morphe, perché allo stesso prezzo più o meno avete molti più ombretti. Comunque se siete fan invece di Kylie Cosmetics, secondo me questa è una palette molto molto carina e anche abbastanza completa, ecco, non mi veniva la parola. Direi che cominciamo con la colorazione Unmatched, che è questa qui, e vado a utilizzare un pennello di Jessup che fa parte di un kit, quello simile a quello di Makeup by Ariel, che devo comprare, quello originale. Vado ad applicare, direi, questo colore nell'angolo esterno dell'occhio e nella piega. Lo utilizzeremo come colore di transizione e andremo poi a scurire le parti che ci interessano con un pennello un po' più piccolo. Vado a prendere adesso Brunette, quindi il marrone scuro della palette, con un Nabla N301, e come vi dicevo andiamo adesso a scurire l'angolo esterno dell'occhio e definisco anche leggermente la piega, però senza esagerare perché comunque non voglio andare a scurirlo troppo, ecco. Quindi per adesso lo applico e poi mi aiuterò col colore di prima per sfumarlo, così evito di tirarlo un po' troppo in su. Vado a prendere un pennello di Morphe, questo è un M506, e vado a sfumare i bordi del marrone scuro che abbiamo appena applicato, così li ammorbidisco per poi andarli a sfumare appunto con il colore che abbiamo usato prima, che è Unmatched. Questi ombretti in realtà sono molto pigmentati, ma sono facilissimi da sfumare, quindi basta toccarli e si sfumano, perciò anche se andate un pochino più carichi sono molto semplici da sfumare. Ecco, quindi dovreste riuscire a cavarvela comunque. Ora vado a prendere sempre con questo pennello qui Unmatched, quindi questo qui che abbiamo usato anche prima, e lo vado a tamponare fra i due colori, così le sfumiamo bene insieme. Ecco, l'unica cosa è che fanno un sacco di fallout in cialda, quindi se
vi dà fastidio, secondo me questa non è la palette fatta per voi, perché veramente fanno un sacco di fallout in cialda, quindi bisogna stare un po' attenti anche a pulire. Però per adesso fallout sul viso non ne vedo, quindi quello è positivo. Andiamo a provare questo ombretto qui che si chiama She is Golden, anche se è un po' troppo aranciato per i miei gusti, però. Cioè, non aranciato, scusate, più bronzo. Io preferisco quando sono più doratini, però vediamo. Mi sembra extra luminoso. Molto, molto bello. Però non so, su di me non mi piacciono così tanto bronzo. Preferisco quando sono più dorati. Questo ha fatto un bordello di fallout. Adesso vado a sistemarlo nell'angolo interno con un pennello piatto. E vado a usare anche un pochino di Pop Off. Quindi questo qui che è più chiaro. Nell'angolo interno, quindi in questa parte qui. Ecco, bello questo, perché è molto più chiaro e fa quasi da punto luce barra transizione con questo bronzo. Ed è super extra luminoso, però secondo me questo qui risulta molto più liscio sulla palpebra rispetto al bronzo, ecco. Qui vado a sfumare bene l'angolo esterno. Sì, questo ha fatto una marea di fallout, guardate che roba! Che roba assurda, mamma mia! Auguri. Tutta la base rovinata. No, vabbè, si sono attaccati tutti. Anche perché avevo messo il setting spray, non ho neanche ripassato la cipria. Genio della lampada. Niente, me li terrò. C'è poco da fare. Ora vado a riprendere Unmatched con un pennello di Mitchell, che è l'MC10, e mi aiuto a sfumare i bordi di questo colore qui che abbiamo usato come transizione. Quindi sempre Unmatched, ma con un pennello più piccolo vado a sfumarlo verso l'arco sopraccigliare e lo allungo anche di pochissimo. Poi sulla rima inferiore prendo sempre Unmatched, quindi il colore che abbiamo usato come transizione, il primissimo colore che abbiamo usato, e lo vado a passare su tutta la rima inferiore. E poi riprendo Brunette, quindi il marrone scuro, con un pennello angolato, e vado ad applicarlo all'attaccatura delle ciglia inferiori. E poi utilizziamo Pop Off, quindi lo shimmer più chiaro, qui nell'angolo interno e sulla rima inferiore, proprio pochissimo, tanto ormai abbiamo un sacco di fallout, quindi la base è completamente rovinata, tanto vale. Bene, vado ad applicare mascara e ciglia finte e arrivo. Con le ciglia finte è sempre tutta un'altra storia. Ho utilizzato le Tatti Lashes TL Gemi 3, che non mi sembrano male, ma sono un po' troppo lunghe per i miei gusti, non lo so, e forse sono troppo lunghe specialmente nell'angolo interno, quindi non sono proprio naturalissime, ecco. Non mi dispiacciono, però neanche mi fanno impazzire, mettiamola così. Adesso direi che possiamo passare al rossetto, e non è che abbia tantissime novità per quanto riguarda le labbra, quindi vado ad utilizzare semplicemente questo rossetto liquido di Sephora, che è un cream lip stain nella colorazione 02, e tra l'altro oggi voglio registrare un reel, insomma un test in cui lo metto bene alla prova. Comunque vado ad usare prima la lip shaper di Nabla numero 3 e vado ad applicare il rossetto liquido di Sephora. E sì, posso già dirvelo qui perché l'ho testato negli scorsi giorni, secca tantissimo le labbra. Quindi se vi dovesse interessare, secca tantissimo le labbra. Ma io volevo fare un trucco leggero, easy, semplice, sono finita in super full face, tanto comunque rovinata, quindi devo anche andare a struccarmi perché appunto questa base è terribile dal vivo. Cioè, ho tutti i glitter qua, ma sono anche belli evidenti, cioè neanche si possono nascondere in qualche modo, quindi molto bene. Questo qui è il look completamente finito, utilizzando alcune delle novità più recenti, diciamo, e non mi dispiace, comunque sono toni caldi, secondo me anche per un'uscita un sabato sera, così è un look che ci sta tranquillamente, serenamente. Appunto avrei dovuto, come al solito, non imparo mai, bisogna fare prima gli occhi, poi la base, prima gli occhi, poi la base, non imparo mai, ma fa niente, prima o poi imparerò. Io adesso scappo perché queste luci stanno veramente emanando almeno 300 gradi l'una, quindi io sto veramente, ho bisogno di andare a farmi una doccia, letteralmente. Riassunto di questo video: fa caldo. Comunque io spero tantissimo che vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi se ancora non siete iscritti. Grazie mille per la compagnia che mi avete fatto oggi, spero di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!